Questa secondo me per l'equity è una giornata interlocutoria perché domani è giornata di scadenze tecniche, il terzo venerdì del mese, scadenza di opzioni, derivati e quant'altro. E quindi questa è, è una giornata probabilmente di sistemazioni. Poi nell'ambito di questo assestamento continuiamo a vedere il meno 0,9, i meno 1, eh, però la volatilità è molto alta. Poi vedremo l'America come chiude. Mancano ancora tre ore alla chiusura. In questo momento il Dow Jones segna... Meno 1%, il DAX che stiamo vedendo ha chiuso meno 0,9 è rientrato come avevamo visto ieri eh, con il Future in serata all'interno del canale di regressione discendente. Ricordo che questo canale di regressione che noi vediamo dal 29 marzo possiamo vederlo come la continuazione del canale di regressione che era iniziato a gennaio e che poi, con l'inizio della crisi geopolitica ha visto. Un panic selling nel mese di, a cavallo tra la fine del mese di febbraio e l'inizio del mese di marzo, e poi è come se i prezzi fossero rientrati all'interno di un trend discendente abbastanza regolare. Queste sono vendite regolari, come quelle che abbiamo visto tutte le volte che siamo andati nella parte alta del canale con delle puntuali. Configurazioni candlestick di reversal da manuale: questa è una Evening Star. Questo è un Bearish Engulfing. Manca un pezzo perché, come vi ho sempre detto, quando c'è la candeletta nera che apre a gap all'interno della candela precedente, è come se mancasse un pezzo che è qui che si è sviluppato durante la notte, no? Come se, quindi immaginate sempre un. Eh, questo più che un bearish engulfing un dark cloud quello di ieri è un bearish engulfing cioè quando la candela copre completamente il corpo di quella precedente quindi abbastanza forte infatti oggi abbiamo aperto direttamente al centro del canale giornata di oscillazioni intraday abbastanza eh, importanti perché abbiamo fatto due o tre volte oscillazioni di 200 punti su e giù e questo comunque secondo me è molto dovuto anche alle sistemazioni tecniche di cui parlavo prima il, eh, la volatilità delle opzioni, quindi il V-Stocks è ritornato sopra 30, comunque rimaniamo stabili su una zona molto elevata di volatilità. L'indice della paura continua a segnare paura non solo sulle opzioni europee ma anche su quelle americane. Il VIX anch'esso sopra 30, in questo momento batte 30,59 e non lo guardavamo da un po'. L'indice della paura, il Fearing e la paura avidità, Fearing Greed Index della CNN, rimane in zona di estrema paura. C'è entrato qualche giorno fa, l'avevamo guardato, e qua, cliccando su Timeline far vedere l'andamento, il grafico. In realtà siamo entrati. In zona di paura eh, già i primi di maggio, e ci stiamo ancora. Questa è una zona dove in teoria si potrebbe verificare un rimbalzo, in teoria perché non è un indicatore di timing, come ho detto tante volte. Cioè, non significa che quando si entra lì il giorno dopo parte il rimbalzo, significa che tecnicamente ci possono essere i presupposti. E vediamo un attimo cosa è successo, questo è il Dow Jones, ecco il rimbalzo che ha provato eh, in particolare qui a partire dal 12 maggio con quattro sedute positive, tentativo di uscire dal canale di regressione con un hanging man, anche questo guardate spettacolare, figura il candlestick da manuale, l'hanging man fatto fuori, dal canale di regressione, con, vi ricordate, eh, l'avevamo commentato due giorni fa che c'erano volumi troppo bassi, non, non, non era molto convincente. E ieri una potente candela nera di espansione al ribasso. Questo quindi è un rimbalzo che eh, fa, ha fallito. Quindi, dal punto di vista tecnico, i presupposti c'erano, ci ha provato. Per il momento eh, non c'è riuscito. Siamo di nuovo al test dei minimi in area 31.002. Vediamo la chiusura di oggi ma soprattutto quella di domani, non perdetevi il video di fine settimana perché faremo il punto di situazione, più probabilmente lo registreremo sabato mattina. Eh, non si accenna, eh, non ci sono cambiamenti sui titoli che principalmente si, eh, hanno portato allo shock degli ultimi tre giorni e di Apple abbiamo parlato che era rimasto... Eh, L'ultimo dei titoli a grande capitalizzazione a rompere i supporti 150 ritest di due giorni fa. Anche qui, Engine Man torna indietro e oggi sta continuando a scendere. Ripeto: mancano eh, due, tre ore alla chiusura, poco meno di tre ore, ma siamo a meno 2,6%. Quindi discese, eh, tra l'altro, non trovano compratori. Stessa cosa per il momento, la stessa cosa per Walmart. Ieri, eh, il titolo di ieri era. Walmart non si afferra il coltello mentre cade e... perché succede questo? No? Nonostante il, 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 il break, perché questo è stato uno shock. No? Ne abbiamo parlato ieri, ne riparliamo. Per chi non avesse visto il video di ieri, magari guardatelo. È stato lo shock perché siamo passati dai massimi storici a una configurazione pesantemente negativa nel giro di, di tre settimane. Quindi, eh, sicuramente è una cosa che il mercato non si aspettava. Il, lo testimonia il gap questo gap così eh, ampio da 147 a 136 per un titolo come Walmart, che è un titolo normalmente dalla volatilità bassa, bassa, relativamente bassa, quindi questo è un gap che significa grande sorpresa, un riordino di idee e un ripensamento sulle posizioni che vediamo sta continuando e fino a questo momento sta pesando ancora sugli indici. Vediamo poi la chiusura. Fra tre ore, per il momento il Dow Jones meno 1,10, dicevo un pochino meglio il Nasdaq meno 0,7, siamo qui sempre comunque all'interno del canale di regressione, molto vicino ai minimi. Test molto importante. La notizia del giorno è l'euro: l'euro, grazie ai commenti. E alla pubblicazione delle minute del meeting dell'ultima riunione eh, ormai il dato per assodato è che terzo trimestre si alzano i tassi tra l'altro terzo trimestre è un eufemismo terzo trimestre vuol dire fra un mese e mezzo eh, perché terzo trimestre parte il primo luglio quindi, eh, quindi sembra che eh, più a luglio che a settembre inizieranno gli aumenti dei tassi perché chiaramente no, abbiamo ancora tassi negativi e questo non è compatibile con l'inflazione a 5, 6, 7% a seconda delle aree europee che consideriamo. Quindi eh, questo ha dato sostegno al cambio euro-dollaro riducendo un po' le aspettative sui differenziali e quindi qui 1,05 secondo me rimane un'area dove eh, probabilmente oscilleremo. Nel prossimo futuro non che da qui parta il bull market per l'euro, però quantomeno abbiamo fermato una discesa molto pesante e che dal punto di vista macroeconomico non è sostenibile, perché paghiamo le importazioni dell'energia in dollari. Quindi, oltre al rincaro del petrolio, ci mettiamo anche il dollaro e qui altro che 7% di inflazione. Quindi, questa, secondo me, è una buona notizia il fatto che si possa fermare questa, questa discesa dell'euro. Guarderei un attimo, non le guardiamo da un po' di giorni eh, metalli e preziosi, qualche novità c'è anche qui: l'oro sta tentando di uscire dal canale di regressione oro e argento, ma anche il rame. Tutti i metalli, diciamo sia industriali che preziosi, sono all'interno di un canale ribassista che è partito il 19 aprile, quindi sono fatti un mese di ribasso buono. E dal punto di vista tecnico, chi è messo un po' meglio è l'oro. Non. Che sia molto bello quello che ha fatto, perché il, qui c'è stato il rifiuto di una struttura rialzista importante. Quindi, con la rottura di area 1900, siamo rientrati all'interno del vecchio trading range e stiamo andando a testare, cioè stiamo testando in questo momento la media 200. Eh? Quindi, questo non è bello quello che è successo eh, dal punto di vista tecnico. Ma ancora peggio l'argento che è, non solo è rientrato nel vecchio range, ma l'ha rotto ha rotto il supporto di 22 e ora lo sta ritestando dal basso. E il canale di regressione, quindi la discesa a partire da aprile, è stata, guardate se stringiamo così, si vede molto bene la pendenza, veramente elevata, cioè è stata una discesa senza, senza sosta, una, una fase iniziale, questa potrebbe essere una fase iniziale di un, un ulteriore periodo di debolezza. Vediamo questo recupero, eh, secondo me... Ci sarebbe il retest di Media 200 volatility stop line che man mano sta scendendo, e, però, ecco. La qualità di questo rimbalzo ci dirà un po' le prospettive anche per il futuro. però diciamo, questa discesa tecnicamente non è stata, eh, cioè, è stata abbastanza negativa. Stessa cosa per il rame che ha rotto tutta questa struttura rialzista è anche qui discesa senza sosta pendenza elevata e eh, stiamo tentando il rimbalzo come per l'argento verso la media a 200 eh, va bene verrei alle richieste a questo punto a proposito di materie prime eh, un amico chiedeva un parere sul CRB eh, ottima domanda perché abbiamo visto che eh, Ieri abbiamo visto il rinvio al video di ieri per i commenti sul petrolio, adesso abbiamo appena finito di vedere i metalli e quindi qui si comincia eh, a delineare un quadro in cui le materie prime eh, cominciano a perdere, eh, a battere qualche colpo a vuoto. Okay? Ora questo indice CRB ha dentro eh, tante materie prime, il petrolio pesa tanto, quindi il petrolio in questo momento sta ancora sviluppando una figura nell'area dei massimi e quindi il CRB riflette secondo me, però così come il petrolio sta dando dei segnali eh, di incertezza e di debolezza nonostante il pattern apparentemente positivo, il CRB, stessa cosa, cosa non, non piace dal punto di vista tecnico del, del, del CRB, non piace il fatto che questo eh, climax, quindi questa salita parabolica che poi è stata corretta con un massimo a torre molto simile a quello del petrolio e poi da qui è partito uno drift sì verso l'alto sì il trend da un punto di vista trend line, canali tutto quello che vogliamo è rialzista però in realtà questo massimo a 27,4 ancora non lo abbiamo superato non lo abbiamo superato in maniera netta Vediamo che in tutto questo processo i volumi sono andati calando, vediamo che ogni volta che viene superato c'è una configurazione eh, bearish e anche abbastanza netta. Questo è un mega dark cloud che si è sviluppato con un'apertura a gap, non sono eh, figure positive. Qui abbiamo un teaser top e questa è una evening star. Quindi è tutto fatto a ridosso di questo massimo. Questo a conferma di quello che vi dicevo, che i top a torre poi sono molto difficili da superare. Ciliegina sulla torta, questa figura è una figura a cuneo. E queste figure a cuneo, eh, da un punto di vista statistico, eh, segnano più volte che no dei top cioè si risolvono verso il basso da un, la maggior parte delle volte, eh, quindi anche qui ripeto sempre alla nausea che qua la palla non ce l'abbiamo, quindi non siamo certi, però se metto assieme tutto quanto, eh, io direi all'amico, ecco, prudenza, eh, perché infatti lui eh, giustamente segnala, perché evidentemente il sospetto gli è venuto eh, e glielo confermo, quindi prudenza perché... Eh, da un punto di vista tecnico eh, c'è più di qualche dubbio su quello che sta facendo il CRB in questo momento. Altra richiesta, eh, Berry Global Group, questa è un'azienda eh, un quotata a New York Stock Exchange del settore packaging, eh, un settore che è, ehm, tra virgolette, difensivo, almeno lo è stato fino a poco tempo fa lo è stato nel senso che poi comunque da un punto di vista tecnico ecco qui il break è stata la rottura di quest'area di distribuzione avvenuta qui con questo break con volumi stiamo parlando dei primi di febbraio ecco questa rottura che è coinciso col break della distribuzione col break a ribasso della media 200 e con un sell off importante con volumi in crescita Qua. Poi qui, se climax parte una fase di consolidamento laterale, però diciamo che la struttura è abbastanza chiara, soprattutto perché nel frattempo la media 200 ha cominciato a inclinarsi verso il basso e la volatility stop line ha incrociato. Quindi io direi all'amico che in questo momento la struttura non ci sono eh, dubbi dal punto di vista tecnico e ribassista nel breve siamo all'interno di questo ampio trading range capisco che la volatilità è alta perché parliamo tra 50 e 60 ci balla il 20% dal minimo fino al massimo eh, però qui così è un po' il periodo è quello di volatilità alta un po' il titolo ha questo carattere e quindi è, eh, poi all'interno di queste strutture di consolidamento come vedete è... <ride> cioè i prezzi vanno da tutte le parti quindi... Eh, da, abbiamo appena ritestato i minimi sta provando a ripartire ma è, qui è stato stoppato immediatamente quindi un possibile ritorno verso in questo momento io qua non vedo segni di particolare forza ecco se proprio questo quindi secondo me questa fase di consolidamento nel, nella migliore delle ipotesi continua attenzione alle rotture verso il basso di 51 perché rischiano questi 10 punti di proiettarsi poi verso il basso in caso di una rottura confermata. Eh? Quindi prudenza anche in questo caso perché eh, appunto, la configurazione tecnica è abbastanza chiara. Eh, va bene, direi eh, andiamo verso il fine settimana e eh, sarà una chiusura di settimana molto molto importante, quindi come vi dicevo prima non perdetevi il prossimo video, lasciate nei commenti ulteriori spunti eh, che poi magari guarderemo assieme e eh, grazie per i like, grazie per l'attenzione, appuntamento a domani, buona serata a tutti.